E ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide De Vito e oggi siamo all'interno di una nuova recensione di un giochino FPS davvero delizioso. Il suo nome è Polywar, un FPS ancora non rilasciato ufficialmente, è un gioco in alfa e come tutte le mie recensioni lo andremo ad analizzare seguendo vari punti. Appena avviamo il gioco su Steam, il doppio clic o comunque il clic su gioca, ci appare subito una schermata che è pre-avvio del gioco, dove possiamo scegliere i tasti rapidi, i tasti del gioco, e solo da lì possiamo cambiarli, e la risoluzione, la grafica, possiamo scegliere se metterlo a schermo intero o meno. Quindi clicchiamo su gioca, clicchiamo su play e ci immergiamo in questo mondo, in questo menu di videogioco FPS che ci accompagna con questa musichetta un po' ansiosa, devo dire, che però dà subito un carattere ben deciso e netto al videogioco. Andando nel menu delle armi è tutto un po' grigio e non è molto friendly, diciamo, questo menu, dove il contrasto tra i vari quadranti è praticamente zero, perché c'è solamente un piccolo burto che fa distinguere il quadrante che tu stai selezionando o meno. La grafica, i simboli, le icone di quello che andiamo a scegliere, per esempio i mirini, per esempio le armi, sono poco intuibili, e questo potrebbe essere, soprattutto all'inizio del gioco, una difficoltà. Io ho avuto difficoltà all'inizio a capire proprio il meccanismo del menu, che invece dovrebbe essere facile per tutti. Clicco quindi play e andiamo all'interno del gioco. Creo un nuovo server e vediamo che subito ci sono a disposizione nostra 5 mappe. Selezioniamo quindi la mappa numero 1, quella che è simile molto a Minecraft, sono queste zolle di terra, una mappa basata su tante varie altezze e si gioca principalmente saltando, con un doppio salto, quindi premendo due volte la barra spaziatrice come tasto di default. Facciamo questo doppio salto la cui durata è aumentata tantissimo, perché la forza di gravità è come se stessimo sulla luna, ecco. Saltiamo e ci rimaniamo per un sacco di tempo e possiamo poi camminare durante il volo, possiamo muoverci. Abbiamo delle zolle di terra o delle ciambelle di terra dove magari possiamo cadere dentro o saltarci in mezzo per poi risalire. Il gioco, la mappa si giostra solo su queste zolle di terra, solo su queste porzioni di terra, perché se cadiamo al vuoto ci ammazziamo e quindi perdiamo. Una cosa a livello ambientale che ho notato è che le punte dello scenario, è caratterizzato quindi da queste montagne spigolose, la cui cima è innevata, quindi bianca, ma che non si vede perché si confonde con il bianco del cielo. Questa è una cosa che mi dà fastidio, perché potrebbe creare il gioco molta più tridimensionalità semplicemente mettendo uno sfondo un po' più azzurrino e quindi creando il contrasto giusto per farmi vedere queste cime innevate. Ma andando avanti nella mappa numero 2, che è l'unica mappa di notte, non è una mappa scura, ci troviamo all'interno di questa diga il cui mare è bianchissimo, è luminosissimo nonostante sia notte. Poche sono le porzioni di terra dove poter giocare, ci sono degli isolotti con alberi e questa diga dove noi possiamo camminare, ma è un corridoio. Ci sono comunque numerosi punti di favore nella mappa, perché ci sono alcune decorazioni, alcune macchine dove potersi nascondere e quindi fare il proprio gioco. La cosa che si nota subito facendo il confronto con la mappa di prima è che non c'è il doppio salto con la forza di gravità uguale alla luna, ma c'è un semplice doppio salto che ti permette di scavalcare appena appena le decorazioni più alte che ci sono nella mappa, ovvero gli autobus o un treno, robe del genere. Arriviamo quindi alla mappa numero 3, che io reputo all'inizio, reputavo bellissima. Ho detto wow, questa mappa è veramente bella. Dopo farò un piccolo pensiero riguardo proprio questa bellezza, che sì, è anche a livello grafico, ma proprio perché ci immergiamo completamente in questo FPS,
molto facilmente, i suoni sono tridimensionali e particolarmente in questa mappa ci sono dei ponticelli, delle isolette, è veramente deliziosa. Il problema è che giocandoci e quindi mettendo sotto stress la mappa si nota che non è fatta per giocare un FPS di questa tipologia. Sono ancora pochi punti in cui stazionare, non c'è molto movimento, tu spari da lontano e ti accontenti di quello. La mappa 4, che io ho chiamato mappa 4 ma sono andato un po' in ordine casuale, presenta una foresta un po' più scura. Sempre i livelli di gioco sono due, che è quello di piano terra e un piano superiore che è quello costituito dalle torrette. Se ci sali, facciamo un po' fatica a salire perché i vari piani dove poterci saltare per raggiungere la cima sono tutti dello stesso colore, fai una difficoltà immensa a salirci. Se ci sali comunque ti metti lì con il tuo fucile e ammazzi tutti. Lo pensavo anche io, invece non è così, perché ne approfitto per dire, prima di andare alla mappa numero 5, questa particolarità di gioco che appunto subito troviamo nel matchmaking, nella partita proprio multiplayer, i giocatori sono segnati con un quadrato, con un target, con un quadrato bianco. Anche se sono lontani, anche se noi non li possiamo vedere, vediamo comunque questo target bianco. Quindi mi chiedo perché un FPS debba far ciò. Mi sono chiesto perché allora non levarlo. E nel levare il quadratino bianco risulterebbe troppo difficile cercare il giocatore. Quindi quell'FPS sì, capovolgerebbe, diventerebbe una sorta di alla ricerca del player perduto, perché la mappa è molto complessa a livello grafico, dico. Abbiamo una grafica spigolosa che non dà fastidio, è piena di colori, piena di sfaccettature di diverso colore, molto saturati, quindi rilevare il player che sta giocando senza quel quadratino bianco non è per niente facile. Quindi sì, abbiamo un grande aiuto che è quello del quadratino bianco, quindi se noi sappiamo che sta lì già da molto tempo gli andiamo contro e quindi non c'è più la paura di trovarsi il giocatore dietro l'angolo, ma anche se la mappa non permette questo perché non abbiamo edifici grandi, noi siamo molto grandi, ecco, in confronto alla mappa, la mappa è piccolina, questo. Quindi analizzando l'ultima mappa, che è la mappa 5, sempre su due livelli, il livello spiaggia e il livello roccioso, abbiamo questa montagna che separa i due grandi livelli, è una mappa un po' più camminabile, un po' più calpestabile, ecco, meno salti, forse i salti ecco, non servono molto. Abbiamo un villaggio al centro, una mappa ispirata a Bloxhorn, ma questo è normalissimo, Bloxhorn è un gioco FPS che ho recensito, ve lo metto anche in descrizione il link. Anche quello molto carino, ma sono due FPS leggermente differenti. Parliamo della giocabilità. La giocabilità in questo gioco è intuitiva? Sì. Pochi tasti? No. Abbiamo delle funzioni che io ho scoperto solamente giocando. Non mi sono messo a perdere tempo sulla schermata iniziale in cui sceglievo i tasti, ma ho voluto vedere i tasti di default come funzionassero. Per esempio il tasto Q cambia il mirino, questa è una particolarità che poi possiamo migliorare nel nostro menu di gioco accumulando, penso esperienza, quindi kill è l'unica cosa che si può accumulare in un gioco FPS, e quindi sblocchiamo varie tipologie di mirini che possiamo quindi aumentare, selezionare, un po' difficile comunque il meccanismo del menu, ripeto, purtroppo c'è questa particolarità che ancora non mi scende molto e che consiglio di migliorare, per favore. Altri tasti sono la barra spaziatrice classica per saltare, lo shift sinistro per correre, W, A, S, D per muoverci e la R per ricaricare. In più sul mouse il tastino centrale, che sarebbe quello della rotellina, permette a molte armi di cambiare assetto e di diventare lo stesso identico fucile. Cioè un fucile che spara un colpo
ricarica, spara un colpo, ma sono varie armi, cliccando il tasto centrale del mouse, che è quello della rotellina, diventano tutte la stessa arma, tutte uguali, con lo stesso effetto sonoro, con non lo stesso aspetto, ma comunque quelle due alette che si aprono. Quindi adesso mi ricollego e andiamo sul settore delle animazioni. Le animazioni sono veramente belle, delicate, curate. È bello anche il fatto che quando cammino lateralmente, quindi premendo la A e premendo la D, il mio personaggio si inclina. Questo mi permette di sparare proprio affacciandomi da strutture o affacciandomi da alberi. E questo lo apprezzo molto. Bello anche il sistema di sparo, ecco, non so come definirlo, risponde subito al comando, bello il rinculo, bellissimo l'effetto della nuvoletta che quando sparo si sfrantuma il proiettile sullo scenario, e bello anche il rumore realistico, tridimensionale, quindi ripeto, ci immergiamo ancora di più nel giochino. L'unica pecca che mi viene in mente adesso è proprio questa, forse. Per un gioco FPS che dovrebbe puntare alla sola abilità del giocatore, all'abilità di muovere il mouse, di avere i riflessi del giocatore, non è possibile che ci siano così tante armi. Ci sono troppe armi. Sì, ogni arma ha la sua potenzialità, ogni arma ha il suo effetto sonoro, ogni arma ha la sua grafica, il suo scudo, la sua particolarità, però non è possibile che in un gioco dove si punta all'abilità del giocatore ci siano così tante armi, quindi la scelta del giocatore vincoli di molto la sua bravura, ok? Le sue kill. Quindi meno armi, più classiche, con nomi che si capiscono subito. Io devo entrare in gioco, non posso perdere un'ora di gioco a provarmi tutte le armi per capire, forse piano piano, darmi un'infarinatura di quello che è il gioco. È giusto fare così perché il gioco ha una grande durabilità nel tempo. Non è un gioco che presenta tre armi e quindi so solo quello. No, un gioco che può durare tanto tempo perché abbiamo appunto i livelli di esperienza, le kill. Quindi con l'aumentare delle kill, con l'aumentare del gioco proprio, sblocco i mirini, sblocco le decorazioni. Però non è possibile che in un gioco del genere ci siano così tante armi. Il nostro personaggio, siamo quasi alla fine della recensione, è un robot. Quindi il doppio salto è, diciamo, un turbo, infatti si attiva quando premiamo di nuovo spazio mentre siamo in volo, una sorta di effetto sonoro che ci fa intuire una turbina nella nostra schiena. Ma una domanda che ho da farvi, o comunque una critica costruttiva, come tutte quelle che ho fatto fino adesso, è: perché le granate sono missili? O comunque perché quei missili hanno il simbolo della granata in basso a destra? Quella cosa proprio non la capisco. Decidete se fare la granata e quindi mantenere il simbolo, ma mettere un minimo di fisica a quella granata, o mantenere il missile, che va benissimo, però mettere il simbolo del missile. Essendo un robot, il missile potrebbe andare bene. Anche la granata non è male, metteteci una bella animazione e un minimo di fisica. Non è possibile che quella granata lanciata diventa un razzo che non cambia la sua traiettoria minimamente. No, non è bello. Ok, mi ha messo un po' di paura. Un'altra pecca, che è una stupidaggine ma che dà veramente tanto fastidio, è premendo la E e quindi facendo tirando fuori l'arma melee, quindi corpo a corpo, anche un'arma buona che fa un danno ad area, one shot a tutti. E il problema è che fa quel rumore. Un rumore fastidioso che mi ha fatto passare la voglia di utilizzarla. Avevo un giocatore vicino, non l'ho utilizzata quell'arma perché mi dava fastidio nelle cuffie quel rumore che faceva. Quindi cambiamolo, mettiamolo più realistico, facciamo finta che è una frusta. Ecco, diamogli proprio uno strumento, perché non si capisce bene che cos'è. Diamogli un carattere. E quindi poi ci abbiniamo il suo suono, che è sempre un po' tridimensionale, quindi ci immerge di nuovo nel giochino. L'ultimo appunto, che è un pensiero che voglio fare, voglio dedicare ai due sviluppatori del gioco che si sono uniti per fare questo giochino, che ormai da un anno e mezzo e passa sicuramente che stanno pensando, che stanno sviluppando, è questo. Ragazzi, la grafica è bellissima, non è una grafica realistica, non è una grafica troppo simbolica come Minecraft.
è una grafica, una via di mezzo. Le sfaccettature delle rocce, degli alberi, dei tronchi, degli edifici, è bellissima. E con una giusta colonna sonora sotto si potrebbe creare un gioco in prima persona sempre veramente fantastico. L'FPS messo all'interno di un gioco del genere non è facile da trattare, perché io mi sono incantato osservando con occhi critici il gioco sull'ambientazione, sui colori che sono molto saturati, sono molto accesi, su anche i dettagli, perché sì, nelle animazioni, nell'arma ci sono dei dettagli assurdi. È una grafica che ha tante potenzialità. Questo però comporta una difficoltà ulteriore. L'FPS è un gioco semplice, intuibile. Non è facile lavorarlo con una grafica così sofisticata, ok? Quindi un grande in bocca al lupo. Questo gioco mi è piaciuto molto, ci giocherò. Il mio voto è 7, essendo in alfa, mi aspetto grandi cose dal rilascio ufficiale del gioco. Per tutti gli interessati vi metto il link sotto del prezzo, delle informazioni e di Bloxorm, che è quel gioco FPS che ho prima citato, e noi ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao!